La storia del MAGA inizia il 15 ottobre 1966. In quella data viene inaugurata la Civica Galleria d'Arte Moderna in un appartamento di 170 metri quadri. Si tratta di un seme che viene gettato all'interno ovviamente della città e che poi avrà uno sviluppo, ma di un momento fondamentale perché per la prima volta il comune di Gallarate affitta uno spazio espositivo, lo adibisce a museo e fonda la Galleria d'Arte Moderna. In occasione di questi 50 anni abbiamo voluto ricostruire il volume di questo piccolo appartamento che rimase aperto solo un anno in attesa poi di una collocazione definitiva della Galleria d'Arte Moderna. Lo ricostruiamo ed esponiamo quelle opere che allora erano state acquisite e donate dal premio Gallarate alla città e che costituiscono il nucleo fondante di questo museo. Mi riferisco a opere importanti da Vedova a Radice, Birolli, Santomaso, i capisaldi della collezione attuale del MAGA che vengono dalle prime 7 edizioni del premio Gallarate. Ricordo che il premio Gallarate era stato fondato nel 1949 in città da una serie di giovani allora universitari, studenti che volevano portare in questa città da un lato la cultura artistica milanese e italiana all'indomani della seconda guerra, ma anche avevano l'intenzione di fondare un museo civico dedicato all'arte contemporanea. L'ottava edizione del premio Gallarate era stata inaugurata contestualmente alla Galleria d'Arte Moderna e veniva collocata nello stesso palazzo di via 25 aprile al piano terreno. Lì venivano esposte le opere appunto dell'ottava edizione, alcune piccole monografiche e l'allestimento era estremamente suggestivo per il tempo perché realizzato all'interno di un condominio, di un atrio non ancora finito per cui in corso di costruzione, con una serie di pareti espositive improvvisate, appositamente realizzate con tubi innocenti e teli bianchi che andavano a coprire il cemento a vista del condominio. Quindi a piano terra avevamo l'ottava edizione, dalla quale poi vennero acquisite e donate al museo le opere, come sempre accade per il premio, al primo piano il primo seme della Galleria d'Arte Moderna. Il museo rimase aperto in via 25 aprile solo per un solo anno. Nel 1970 la Galleria d'Arte Moderna viene spostata nel Palazzo Pubblici Uffici di Viale Milano 21, in via provvisoria, in realtà rimase in questo palazzo per oltre 40 anni fino al 2010 con una serie di ampliamenti nel tempo, ampliamenti che permisero il consolidamento dell'attività del museo e la differenziazione tra le sale espositive della collezione permanente che intanto andava consolidandosi e le sale dedicate alle attività educative e alle mostre temporanee. Dalla fine degli anni 70 il museo dà avvio a una propria attività espositiva e culturale autonoma e parallela rispetto al premio Gallarate. Prima di tutto con le mostre antologiche, quindi mostre dedicate a singoli artisti, approfondimento della loro ricerca e occasione anche di implementazione delle collezioni permanenti del museo. Tra tutte la mostra dedicata ad Atanasio e Maria Soldati, il fondatore o tra i fondatori del Movimento Arte Concreta che portò nelle collezioni diverse opere di Soldati a incrementare proprio il nostro patrimonio. Oltre a ciò iniziano anche mostre dedicate a movimenti fondamentali, soprattutto in ambito concretista e astrattista, e mi riferisco alla mostra storica dedicata al Movimento Arte Concreta curata da Luciano Caramel, che non solo portò in Italia attenzione su questo importante momento della storia dell'arte italiana degli anni 50, ma fu anche occasione per ampliare la collezione del museo di oltre 40 opere e istituire all'interno della GAM un archivio specificatamente dedicato proprio al Movimento Arte Concreta. Siamo nel 1984. Oltre a ciò GAM, Galleria d'Arte Moderna e Premio, iniziano anche a progettare insieme e un'occasione unica di questa progettazione sarà la edizione Parole e Immagine realizzata dal premio Gallarate nel 1991, quindi dedicata alla poesia visiva, ai maestri della poesia visiva come Accame, Micini, Isgrò. Accanto alla mostra dedicata alla poesia visiva, la GAM apriva una mostra dedicata ai libri d'artista, curata da Gino Gini, dedicata a Pagine e dintorni, quindi gli stessi artisti o anche altri presenti nella mostra del premio andavano a sperimentare una serie di interventi sul libro come supporto artistico e non elemento di lettura. Questo è un esempio di una progettualità che si andava aprendo sia in relazione all'arte contemporanea e agli artisti, sia in relazione al premio Gallarate. Gli anni 90 sono caratterizzati dall'ampliamento e dalla pluralità degli interessi e dei progetti culturali, a partire dal 1993, quando apre la mostra Il design degli oggetti, una mostra innovativa che crea una sezione permanente del museo dedicata al design. Una mostra divisa in due ambiti, un ambito più sperimentale dedicato ai giovani designer messi a concorso e un ambito storico che ripercorreva la storia del design italiano nei piccoli oggetti dagli anni 50 agli anni 90. È un'occasione straordinaria perché il museo non solo e il premio Gallarate non solo guardano a un ambito nuovo il design, ma fondano una sezione dedicata proprio a questa disciplina all'interno del museo. Da qui l'apertura degli interessi, quindi non solo legati agli artisti strettamente attorno all'arte visiva, ma alle ricerche contemporanee. Oltre al design, nel 1997 un altro premio realizzato con ovviamente la GAM è il premio Arte e Digitale in Italia. Anche in questo caso l'interesse era puntare l'attenzione sugli artisti che andavano ad utilizzare il web e le nuove tecnologie con diverse modalità e una progettualità differente, ma all'interno di uno spazio museale che per la prima volta si apriva a queste sperimentazioni. Mi riferisco a Studio Azzurro, mi riferisco a MGM, a Gilardi, a tantissimi artisti che in Italia allora si stavano già interessando alle nuove tecnologie come mezzo di espressività nuovo e diverso rispetto alle arti tradizionali. E poi ancora l'apertura alla moda. In questo decennio, nel 1995, la GAM si apre a una mostra dedicata alla storia dei Missoni. Questo è quello che caratterizza dal punto di vista espositivo. Dal punto di vista culturale devo dire che l'atto di nascita del Dipartimento Educativo segna proprio la fine degli anni 90. Tra il 97 e il 98 si crea un piccolo dipartimento educativo con giovani studenti universitari o neolaureati che fondano il dipartimento all'interno del museo, iniziando ad offrire prima di tutto laboratori didattici alle scuole materne ed elementari e poi a poco aprendo la propria attività ad ampio raggio fino ovviamente all'oggi. Un'attività all'inizio realizzata in maniera così molto estemporanea nelle sale espositive, che si amplia poi con uno spazio appositamente dedicato nei sotterranei del Palazzo Pubblici Uffici e che pochi anni dopo va ad occupare un negozio in via dei Ragazzi del 99 dietro al museo, alla GAM, adatto per poter accogliere oltre 5-6.000 studenti all'anno che seguono e seguivano e seguono tutt'oggi le attività ormai consolidate in ambito educativo. Questo per me è un momento fondamentale perché apre proprio il museo alla città, non solo alla provincia e al territorio circostante, e inizia una delle attività più forti della GAM e poi del MAGA, cioè la possibilità di spiegare le arti attraverso l'educazione e la formazione non solo ai giovani ma anche al pubblico adulto. L'attività espositiva del museo tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000 è caratterizzata da un'attenzione particolare ad alcuni protagonisti che hanno segnato lo sviluppo dell'arte italiana soprattutto nel XX secolo. Mi riferisco ad alcune mostre importanti come quelle dedicate a Bruno Munari, a Spagnulo, a Bonalumi, a Gianni Bertini, mostre realizzate con i protagonisti viventi e quindi progettati insieme a loro proprio per un approfondimento storico-critico, o a due grandi mostre che hanno segnato proprio una svolta progettuale ed espositiva del museo, il 1950 premi ed esposizioni d'arte nell'Italia del secondo dopoguerra da un lato e un'altra grande mostra da Balla Morandi che confrontava la storia critica e museologica della GAM di Gallarate insieme alla Galleria Comunale di Roma. In particolare il 1950 premi ed esposizioni d'arte nel secondo dopoguerra poneva l'attenzione su una serie di premi d'arte nati nel secondo dopoguerra tra il 48 e il 53, insieme al premio Gallarate come il premio Lissone, il premio Suzzara, il premio Marzotto e molti altri, che avevano segnato lo sviluppo delle attività espositive ma anche degli artisti all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. È stata una mostra di grande interesse con una ricerca documentaria molto forte. Abbiamo ricostruito le opere esposte e premiate in tutta Italia in quei 5 anni e dava uno spaccato critico di quello che era accaduto quando l'Italia, risvegliatasi dalla Seconda Guerra, iniziava a guardare allo sviluppo delle arti e all'Europa. Il 2004 è un anno di svolta per il museo dal punto di vista progettuale, soprattutto nel rapporto con gli artisti. La mostra che a mio giudizio ha segnato proprio una svolta è ZAT, Zone Artistiche Temporanee, a cui partecipavano 13 artisti italiani che si sono confrontati non solo con il museo, quindi con la GAM, ma soprattutto con la città. A loro era stato chiesto di progettare, produrre opere da installare all'interno della città secondo un percorso che è stato determinato da noi e dagli artisti stessi. È stato un momento fondamentale sia per il museo perché andava a dialogare in maniera molto forte con la città, sia con gli artisti perché sono sostenuti nella loro ricerca. Le opere poi sono entrate tutte in collezione. Tra gli artisti ricordo Cecchini, ricordo Adrian Paci, ricordo Giuliano Mauri, e si era creato un corridoio dell'arte che univa le installazioni artistiche temporanee. Questo è stato l'inizio, un inizio che poi è proseguito con una metodologia di committenza del museo nei confronti degli artisti contemporanei che credo sia fondamentale per noi e anche un caso abbastanza unico in Italia. Le mostre sono state occasione proprio per sostenere la ricerca. Ricordo per esempio le trame di Penelope, in cui Alice Cattaneo, Nendi Fusion ed Enrica Borghi erano state invitate non solo a esporre le loro opere ma a produrre interventi installativi in museo di grande relazione con il pubblico e di partecipazione, per cui opere che si sviluppavano e modificavano nel tempo in base al rapporto col pubblico. Oppure il grande progetto Twister, un progetto regionale a cui partecipavano 10 musei della regione, il Museo del Novecento, Villa Panza, la Gamiche di Bergamo e altri, un progetto che è diventato occasione di produzione per artisti internazionali di opere sempre acquisite dalle istituzioni partecipanti. Sono quindi momenti straordinari a cui viene affiancato l'apertura del museo a altre forme artistiche, musica, danza, performance, con l'idea che un centro per la contemporaneità non è solo legato alla produzione degli artisti contemporanei, ma anche alle arti, alle espressioni che si incrociano, che si sovrappongono. Da qui una serie di occasioni, di serate, di performance, di serate musicali che aprono il museo alle sperimentazioni legate non solo alle arti visive. Il Museo MAGA viene inaugurato nel marzo del 2010 con tre grandi trasformazioni: il cambio di nome da GAM a MAGA Museo Arte Gallarate, il cambio di sede espositiva e il cambio di governance. Viene realizzata ristrutturando un padiglione esistente di archeologia industriale, costruendo un'area completamente nuova per giungere ai 5.000 metri quadri che erano stati richiesti in sede di progettazione. Un museo dunque capace di esporre la collezione permanente, le mostre temporanee, i servizi aggiuntivi, le attività educative, la biblioteca e tutto quello che caratterizza un museo d'arte contemporanea. Per gestire il MAGA viene costituita una fondazione a pubblica partecipazione nel dicembre del 2009 che vede come soci fondatori la città di Gallarate, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lombardia. Inauguriamo con una grande mostra dedicata a Amedeo Modigliani e con la collezione permanente finalmente presentata al pubblico in tutta la sua complessità e articolazione. Le attività educative attive da subito e i servizi aggiuntivi in grado di accogliere il pubblico aperti nella loro totalità. Da questo momento in avanti inizia l'attività espositiva del MAGA che ricalca quella della GAM, naturalmente ampliata, quindi grandi mostre storiche per esempio dedicate a Giacometti, alla collezione Consolandi o ai Missoni, lavoro con gli artisti, sia artisti storici come Mario Cresci, Ugo La Pietra, sia con artisti giovani che lavorano con il museo per progetti speciali ed espositivi. Nel febbraio del 2013 il museo subisce un grande incendio partito dal tetto che devasta completamente l'area storica e sospendiamo la nostra attività al MAGA per circa 10 mesi. Riapre nel dicembre del 2013 un'ala del museo e totalmente nell'aprile del 2015 con la mostra Missoni, l'arte e il colore. Da questo momento in avanti apriamo ulteriormente la nostra attività con la costituzione di un polo per le arti contemporanee dell'Alto Milanese, associandoci al Comune di Legnano che ci affida la gestione dello spazio espositivo Leone da Perego, che diventa la seconda nostra sede espositiva. Con l'ottobre 2016 siamo giunti a compiere 50 anni e ripercorriamo la nostra storia con la mostra Ritmo soprattutto, curata da Franco Buffoni, che rilegge la collezione e i momenti salienti di questo museo.